Buonasera, mi chiamo Lucia Corucci, insegno italiano e latino al liceo pedagogico a Pisa, al Carducci. La mia riflessione oggi riguarda un aspetto importante della buona scuola e l'operazione di assunzione di molti docenti. Parlando con una mia collega, che rientrerà molto probabilmente nella cosiddetta fase C, ho capito che ci sono alcune inesattezze in quello che viene proposto dalla televisione, dai giornali riguardo allo svolgimento di queste operazioni di assunzione. Effettivamente, anche se non si può parlare di deportazione, perché è una parola grossa che ricorda avvenimenti molto diversi, i docenti sono invitati a scegliere, pena la decadenza da tutte le graduatorie, all'interno delle 100 province italiane. E quindi l'assegnazione del tanto desiderato posto di ruolo avverrà non in base a una effettiva preferenza, perché è molto vasta la rosa, ma in base a un algoritmo: laddove ci sono disponibilità di posto, là verranno inviati gli insegnanti. Ecco, questa operazione è positiva perché sicuramente è l'inizio dell'eliminazione del cosiddetto precariato, però è un'operazione che costringe i docenti ad operare lontano dal posto dove vivono, in luoghi che non conoscono, completamente sradicati dal contesto sociale e scolastico all'interno del quale hanno operato fino a quel momento. Questa operazione mi ha ricordato un qualcosa di già avvenuto. Il neonato Stato italiano invitò i docenti del Sud, molti, a spostarsi al Nord e i docenti del Nord, pochi, a spostarsi al Sud, perché fatta l'Italia bisognava fare gli italiani. Però il mio vuole essere un invito a riflettere. Se è vero, come è vero, che questa grande assunzione elimina o comunque cerca di limitare il problema del cosiddetto precariato, è anche vero che un docente opera meglio all'interno di un ambito che conosce, nel quale magari lavora già da molti anni, senza un ambito senza il quale la docenza diventa più difficile, problematica. Perché il nostro è un lavoro complesso, come tutti i lavori del resto. È un lavoro nel quale il docente deve attivare delle competenze e non solo trasmettere il sapere. E gli allievi non devono imparare solo delle nozioni, ma anche assimilare un sapere che poi serva per la vita. Quindi la scuola, per essere buona, come diceva Gianni Rodari, perché poi il termine viene di lì, dovrebbe tener conto di quel tessuto che è il suo punto di riferimento naturale. Quindi ottemperiamo alla legge, impegniamoci tutti, ma anche con un occhio a quella che è la professionalità dei docenti. Perché, come dico sempre io, l'insegnamento vive di questo. Insegnare, imparare due volte, in primis da coloro che ci ascoltano, i nostri allievi. Grazie, buonasera.